Salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Guido Tramontano. Oggi parliamo di due prodotti davvero interessanti che mi sono stati spediti da Aoki. Ebbene sì, si parla ancora di lei, ma purtroppo, o per fortuna, Aoki sta facendo davvero bene negli ultimi anni. Ebbene, oggi vi voglio proporre due prodotti, uno più interessante dell'altro. Partiamo con il primo più utile, più versatile rispetto al secondo che è un po' più statico. Ebbene, stiamo parlando di un nuovo selfie stick di Aoki, acquistabile su Amazon al costo di 19,99 euro. Quanti di voi hanno, diciamo, speso soldi dai 5-10 euro la prima volta, se non di più, magari se si rompeva, per acquistare una cosa come questa? Una cosa come questa, acquistabile tranquillamente per le strade delle nostre città e che permette, praticamente, essendo un bastone selfie, di farci dei selfie o fare dei filmati, magari da un punto di vista un po' più elevato rispetto alla nostra statura, a quello che ci circonda o a noi stessi. Ebbene, anche questa volta Aoki è riuscita a dare un bel calcio al mercato in questo punto, in questo settore, creando questo bastone selfie. Questo bastone selfie è davvero interessante, davvero formidabile, non solo per il costo molto accessibile, per il fatto che dobbiamo considerare i materiali di utilizzo che sono stati usati per creare questo prodotto, che è completamente in acciaio lavorato, e non solo. Il bastone selfie in questo caso che andiamo a recensire è un bastone selfie acquistabile, come detto, su Amazon, dal quale esce non solo un treppiede davvero molto versatile ed utile in gran parte delle occasioni, soprattutto ai personaggi che adorano far foto in maniera non automatica ma pro con la propria fotocamera e dunque magari modificando tempi di scatto, ISO e così via. Ma non solo ciò, anche per il semplice fatto che esce un bellissimo e comodo pulsantino Bluetooth che è incavato in questa maniera particolare proprio per far sì che si possa usare a modo di anello con l'indice, magari quando ci facciamo un selfie e non vogliamo far sì che questo bottone, questo pulsantino, questo telecomando, come vogliamo chiamarlo, esca nella foto, si visualizzi. Altro aspetto non meno importante è il fatto che è davvero compatto, leggerissimo ma nel contempo molto robusto. Con una rotazione in senso orario o antiorario possiamo decidere di chiudere o aprire una serie di anelli, fino a 4 anelli, per una lunghezza totale davvero interessante che addirittura non entra nel video come potete osservare. Ebbene, e non solo ciò, perché oltre all'acquisto e alla possibilità di garanzia su Amazon, come visto nelle immagini iniziali, esce anche quello che è la garanzia Aoki, valida per 2 anni di prodotto. Molto bene, altra cosa molto importante per concludere la recensione di questo selfie stick e che lo rende forse diverso dagli altri, è il fatto che l'aggancio telefonico è versatile. Ebbene, si può agganciare non solo nel lato inferiore, ma anche nel lato laterale, scusate per l'appunto la ripetizione, del selfie stick, in modo tale che riusciamo a posizionare lo smartphone in due posizioni completamente diverse tra loro. Questo è un grande vantaggio, non è una cosa da sottovalutare, io l'ho usata molto e mi è stata molto utile, soprattutto nell'ultimo viaggio fatto. Passando invece al secondo prodotto da recensirvi, ebbene, vi voglio portare un po' più in alto a livello economico, ma per portare a casa un prodotto davvero davvero interessante. Ebbene, stiamo parlando di questo powerbank al costo di 39,99 euro su Amazon. Lascerò entrambi i link in descrizione di questo video. Questo powerbank, ragazzi, è fondamentale e fenomenale per l'enorme pannello solare che esso ha di sopra, come potete vedere nelle immagini. Ebbene, questo pannello solare non solo funge da ricarica per il powerbank stesso, ma seppur il powerbank, la cui capacità è di 20.000 mAh, quindi riusciamo a ricaricare per 5 volte un Galaxy S7 Edge, giusto per rendervi l'idea, puta caso questa ricarica dovesse finire, ebbene riusciamo a caricare il nostro smartphone con il pannello solare. Dunque è davvero molto notevole, è un prodotto notevole che però ha un peso non irrisorio. Ebbene sì, il peso purtroppo è molto più maggiorato rispetto ai suoi concorrenti, ma questo è dovuto al fatto che il pannello solare comunque occupa non solo una porzione esterna, ma anche una bella porzione interna tra i vari trasformatori che ci sono stati dovuti inserire per l'appunto in fase di progetto. Il caricatore power bank che vi sto mostrando ha 2 ingressi USB e uno laterale per la ricarica del power bank stesso, oltre che ad una torcia. I 2 ingressi USB sono uno 5V 1A e un altro 5V 2.1A per ricarica di tablet o PC. Ebbene sì, perché riusciamo a caricare anche un PC, ovviamente quest'ultimo non andrà a ricaricarsi nel vero senso della parola, ma comunque
resterà stabile di carica in modo tale che potremo fare le operazioni basilari senza che quest'ultimo si scarichi. Se devo trovare due difetti in questi prodotti, per quanto riguarda il power bank, ragazzi, ebbene è proprio il peso. Lo aspettavo un po' più versatile, anche perché, come potete vedere, ha un incavo su proprio per far sì che magari si possa attaccare allo zaino nel contempo, prendendo quindi sia sole che ricaricando uno smartphone magari nella nostra tasca, ma anche perché, quindi, essendo di un power bank, proprio dovrebbe essere la portabilità. La portabilità, ecco, la sua prima peculiarità, cosa che non ho trovato semplice per via del peso. Per quanto riguarda invece il treppiedi con selfie stick, se devo trovare un difetto, ebbene il treppiedi, l'unica cosa che non mi piace di questo treppiedi selfie stick fantastico, a mio avviso, è questo. Beh, il treppiedi stesso, non che non regga, anzi, regge fin troppo bene, però mi sarebbe piaciuto che magari si poteva regolare l'altezza del selfie stick tramite treppiedi in maniera un po' più versatile, perché se poggiamo su una base il treppiedi così, ebbene esso andrà ad aprirsi man mano fino ad incontrare la parte in alluminio qui, bloccando dunque le gambe del treppiedi. Quindi questa è l'altezza sia minima che massima del treppiedi, non possiamo regolarlo dunque in altezza, e questo magari con delle cerniere, non so, poteva essere, diciamo, migliorato come situazione. Però il prezzo non è eccessivo, di conseguenza andare poi a fare altre modifiche a livello ingegneristico potevano provocare qualche problema e dunque qualche rialzo nel prezzo del prodotto. Bene ragazzi, per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel like, andate nei commenti per farmi sapere se andate ad acquistare quello che è questo selfie stick, e soprattutto iscrivetevi al canale, commentate, e in descrizione troverete i link dei due prodotti che siamo andati a recensire quest'oggi. Alla prossima!